e bentornati sul canale. Oggi voglio proporvi questo make up abbastanza particolare che ho deciso di realizzare traendo spunto da più input, diciamo. Inizialmente volevo fare qualcosa con questo pigmento di Farless che vi ho fatto vedere nell'unboxing e alcune di voi mi hanno insomma manifestato entusiasmo per questo colore. E inoltre ho scoperto da poco che il colore dell'anno eletto da Pantone è Greenery, che praticamente significa fogliame, verzura, non so esattamente come tradurlo. Comunque è appunto questo verde lime, verde molto fresco, dal sottotono giallo, quasi appunto lime. E siccome avevo un po' di colori che non sapevo bene come utilizzare, ho pensato di mescolarli, di dare origine a questo trucco. È adatto per chi appunto ha dei colori magari disparati tra loro e non sa bene come utilizzarli insieme. In effetti il color lime, il verde, è un colore che sta molto bene alle more e alle rosse. Il problema è che appunto spesso non si sa un po' come inserirlo, però come appunto punto di colore all'interno di uno smoky, che può essere ruggine come quello che ho fatto io, teal, o anche un semplice smoky nero, utilizzando però il punto luce verde andate a creare, ad arricchire e a personalizzare un make up che sennò magari sarebbe un po' banalotto. E quindi appunto ho cercato di unire tutte queste varie cose ed è nato questo make up qui. È adatto per chi magari ha delle palette di quelle magari multicolore, tipo le Fraulein o le Primissime Zoeva, dove appunto all'interno ci stanno sempre sti colori che rimangono poracci intonsi e i marroni e i neri invece strafiniti, e uno dice sempre: che ci faccio con questi colori, come faccio a sfruttarli per non sprecare tutta la palette? E questo insomma è un buon metodo. Quindi vi lascio al tutorial e ci vediamo a fine video. Applico questo ombretto in crema di Maybelline in questa tonalità berry ramata. Lo applico su tutta la palpebra mobile utilizzando i polpastrelli e ciò mi servirà a creare una base ottimale per i miei ombretti in polvere. Passo poi a questo ombretto in polvere libera shimmer, in questa tonalità rosso terracotta di Farless, che si chiama Oppress, e lo applico come colore di transizione utilizzando un pennello da sfumatura piuttosto morbido che mi fa diffondere per bene il colore senza fare macchia. Vado poi con questo marrone cioccolato medio dal sottotono rossiccio, specificatamente questo è Coco Bear di Make Up Geek, e lo utilizzo per intensificare la piega del mio occhio. Lo applico aiutandomi con un pennello da sfumatura a penna, quindi piuttosto preciso. Per dare al mio make-up un effetto un po' editoriale, un po' fashion, vado ad intensificare anche l'angolo interno dell'occhio e sfumo per bene. Utilizzo adesso questo marrone freddo scuro, questo è americano di Make Up Geek, e lo uso per intensificare ancora di più la mia piega e il mio angolo esterno dell'occhio. Lo utilizzo anche per iniziare a sfumare e delineare la mia rima ciliare inferiore. Sfumo per bene con il pennello da sfumatura precedentemente utilizzato. E
e vado poi ad utilizzare questo pigmento di Makeup Geek che si chiama Insomnia. Voi in alternativa potete utilizzare un pigmento di Finisterre che è uscito da poco, di cui vi lascerò il nome nell'info box, oppure l'ombretto Solstice di Urban Decay che si avvicina molto a questo colore. Vado adesso con il pezzo forte del make-up, che è questo ombretto verde mela chiamato Wicked di Farless Cosmetics, che mi servirà come base per colorare il mio angolo interno. Lo applico anche nella rima ciliare inferiore, sempre nella parte interna. Vado poi con Limelight, che è questo splendido ombretto di Makeup Geek, che è un colore simile a quello che ho applicato in precedenza, ma un pochino più shimmer, un po' più luminoso, e lo utilizzo per illuminare ulteriormente. Vado poi con questa pastello di Neve Cosmetics, dalla tonalità acquamarina fredda molto chiara, e la utilizzo per illuminare la mia rima ciliare inferiore. Con questo eyeliner in crema di We Makeup, color Nutella, color cioccolato, vado a delineare un po' la mia rima superiore, senza però creare un vero e proprio eyeliner, semplicemente vado a delineare il mio occhio e a sfumare leggermente. Faccio lo stesso anche nella rima inferiore, in questo modo la matita acquamarina applicata precedentemente si noterà ancora di più. Vado poi ad applicare una generosissima dose di mascara, dal momento che non indosserò ciglia finte per questo look, perché lo voglio rendere un po' più attuale, più cosmopolita e meno pesante. E adesso è il momento di passare al volto. Vado ad incipriare il mio viso con l'aiuto di questo pennello ultra morbido di Farless e vado poi a fare contouring utilizzando le mie fidate polveri di Mulac Cosmetics. Faccio un contouring molto morbido, molto diffuso, quasi un bronzing, perché appunto voglio un effetto molto glamour, molto sofisticato e non troppo pittorico. Vado con l'illuminante rosato di Mulac a creare un highlighting piuttosto soffuso, ma allo stesso tempo dall'effetto bagnato. Utilizzo poi Desire di Makeup Geek, che è questo blush dal sottotono Marsala che ben si sposa con il colore rossiccio applicato sugli occhi. Vado ad applicare sulle mie labbra la Velvet Ink di Mulac nella tonalità In My Birthday Suit, che, come detto in un altro video, è su di me un pochino più malva e meno nude. In ogni caso lo trovo abbastanza adatto a questo look. Ecco qui, questo è il trucco finito. Onestamente mi piace molto. Avrei forse voluto un nude, più nude sulle mie labbra, ma il nuovissimo In My Birthday Suit ha deciso di reagire così sul mio naturale colore di labbra, benché nel tubo sia molto molto diverso, non so se potete vedere, e sulle mie labbra ha preso un che di rossiccio che non mi dispiace, ma avrei preferito qualcosa di più nude. Quindi voi, se volete, potete anche applicare appunto un semplicissimo nude un po' più spento, oppure anche una tonalità rossiccia, insomma non ci sta male. Io spero davvero che questo trucco vi sia piaciuto nella sua particolarità. Fatemelo sapere qui sotto nel box dei commenti. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!